comincio io col chiederti, dopo Marlena anche Morgan torna a casa, com'è questo ritorno in Rai e nel ruolo che... Beh, io sono un talent scout, così, però diciamo per la televisione. Sono stato chiamato la prima volta nel 2006 da una persona che lavorava per una casa di produzione privata, proponendomi di fare il giudice di X Factor, che non era ancora arrivato in Italia. Infatti poi li ho incontrati, mi hanno fatto vedere di cosa si trattava. Era il primo evento di quel tipo in televisione, poi hanno cominciato comunque a essercene molti di più. Sono stato il primo a essere scelto e io ho fatto il provino ai giudici. Cioè, una certezza ce l'avevano e io non ero famoso presso il popolo, presso, diciamo, ambiente discografico, sì, ma generalista non tanto. E però loro, diciamo i produttori, erano convinti che io ero la persona giusta. Hanno avuto ragione, perché vuoi per un fatto di istrionismo, vuoi per un fatto di capacità e abilità retoriche, nel senso di oratorie, e un po' di istinto kamikaze, sicuramente potevo essere la persona indicata. Detto questo, ho iniziato a fare una carriera parallela rispetto a quella del musicista, che è quella del, diciamo, intrattenitore televisivo, divulgatore musicale in TV, con alti e bassi. Oggi mi trovo a... mi sono trovato poi più volte a dire: io non lo voglio fare, non lo voglio fare, non lo voglio. E mi chiedevano: ma allora questa non lo fare? No, non mi interessa, non è la mia cosa. Sì, lo posso fare per divertimento, così come posso fare anche l'arbitro di una partita di tennis. Sono un tennista, posso fare l'arbitro una volta, ma non tutta la vita. Cioè, io non voglio fare il giudice di talent show, non mi interessa. Cioè, non mi interessa, non so come dire, non mi interessa. Cioè, quando mi interessa? Quando ho bisogno di soldi? Perché se a un certo punto, in una di queste edizioni, mi catturano con il compenso molto alto, molto. L'ultima, io ho detto: no ragazzi, non lo voglio più fare. L'ho detto ai giornalisti, l'ho detto a mia mamma, l'ho detto a loro, ed era tutto bene. Però mi mettono davanti il bigliettone del signor Bonaventura. Ho detto: ok, non me l'hanno dato. Dopodiché è cominciata la catastrofe. Ecco perché oggi devo rifarlo, perché ne ho bisogno. E lo so fare molto bene. Allora, io uso la RAI perché è servizio pubblico, ma prego la RAI che mi usi perché sono competente. E non perché ho i capelli in un certo modo e perché dico le cazzate. Spero che di me usino la competenza, se ci tengono, alla gente, alle persone, all'idea stessa che la RAI è un organo di Stato. Io ho parlato della RAI come fosse la scuola, come fosse l'INPS, come l'università, come il Parlamento, come gli organi dello Stato. Sono dei servizi per la gente. E se la gente vede o sente che non va bene quella roba, deve protestare. Non si può pensare che la RAI poi dopo ti risponde dicendo: sì, ma è il commercio. No, il mercato, la RAI non deve proprio cagare il mercato. Sono fatti loro se ci vogliono gli sponsor o non gli sponsor. Sono delle regole loro di come costruiscono la cosa. Ma a casa la gente deve vedere un prodotto che non ha a cuore le regole del mercato, ma che ha a cuore le regole dell'intrattenimento, l'approfondimento, il music, lo show e la cultura. Dipende poi in che fascia si posiziona questo progetto, questo prodotto, ma comunque, ecco, io sono mosso da cose che hanno delle motivazioni monetarie rispetto agli altri. Hai capito qual è il paradosso? È un paradosso pazzesco. Cioè, io che non mi importa nulla se non la purezza dell'arte, mi trovo a dover lavorare per necessità. Questo momento è difficile, ma si supererà. Rischio di sembrare stronzo,
ma non lo faccio per stronzaggine, un po' più per ironia forse. Comunque ho regalato a Elettra un disco di Lurid, così se ha tempo da perdere secondo me impara delle cose belle, perché Lurid è una di quelle robe che in Italia non sono tanto arrivate, non so neanche perché, ma in America è come fosse De André, diciamo, ma neanche De André qua ormai è... Io non lo accetto, cioè non mi veniate a dire ma sì, chiudi un occhio, se non si sa qui che si fa la musica dove, e se non si sa qui che è The Voice, e De André era The Voice, cioè mica mi verrete a dire che The Voice è Cristina Aguilera, è per loro così invece, The Voice è Cristina Aguilera, Giorgia, e De André chi, scusa? Ma questo perché? Forse perché sono mancato io negli ultimi 5-6 anni, dai. Non lo so perché. Boh. Da qualche parte devono arrivargli queste informazioni, ragazzi, anche perché da soli non credo che vadano a prenderle. Oggi mi sento un retrocesso. Come vedere un giocatore che ha vinto le Olimpiadi in Serie B. Io sono il Guinness dei primati. Cazzo, ci faccio ancora il banchetto di gelataio? Al limite mi fai fare il direttore artistico. Qualcun altro, e questo qualcun altro cosa? Nessun merito, così va il mondo, ma io lo faccio perché credo, forse si sono sbagliati, però gli ritornerà sotto forma di medaglia, visto che sono stato io a volere Morgan, a un certo punto verranno fuori, tutti diranno che sono stati loro. Quando finalmente la gente dirà, oh, finalmente è ritornato sto ragazzo. Perché io per strada, tutte le persone che ho incontrato negli ultimi 5 anni mi dicevano, perché non fai un programma televisivo dove parli di musica? E io dicevo, non lo so perché. Io glielo chiedo, ma non... li scrivo continuamente, li propongo continuamente. Faccio solo questo e non c'è verso. Non vogliono farlo. Nessuno. E intanto vedevo i programmi fatti da Giletti che parlava di musica. Fazio parla di musica. Tutti quelli che non sanno la musica parlano di musica, e io che so la musica, sto in giro. Oggi sono tornato in Rai. Perché ho fatto fare delle canzoni di un certo livello che hanno poi dato un vero contenuto anche ai ragazzi, che le hanno prese, diciamo, nella loro voce. E le hanno trasferite, e credo che la voce deve essere usata come un organo per che è intelligente oltre che muscolare, perché è uno strumento dell'intelligenza, del talento e del sentimento. Deve esserci un messaggio di un certo tipo nella voce. A me non interessa che la voce sia, che abbia gli lineamenti perfetti per dire cosa dici, è importante, non come lo dici. Cosa dici? Partiamo da cosa? E il come lo metteremo in posto. Ma se sai solo il come, il cosa non te lo insegna nessuno. Ecco, io ho questa mia vecchiaia interna, cioè questa malinconia di essere sempre a pensare al contenuto. E la RAI, secondo me, si può fare. Si può fare, ovviamente magari a piccole dosi, non lo so, perché ancora non siamo pronti ad avere un reale servizio pubblico come si faceva negli anni 70, come... quando la RAI era ancora un organo di rialfabetizzazione anche dell'Italia, no? Quindi c'era il fatto educativo, didattico, ma bisogna rimetterlo dentro, sì.